Per quanti amano la città di Berlino e soprattutto i suoi collegamenti col passato, che sono molteplici a dispetto di quello che si potrebbe pensare, c'è una bellissima serie, andata in onda ormai un po' di anni fa, intitolata Babylon Berlin, che si svolge proprio nella Berlino febbrile e brulicante del 1929, anno che chiude i ruggenti anni 20 e che funge da apripista per il dramma della crisi del 29 e per la successiva salita al potere di Adolf Hitler e del nazismo. Tratta dai romanzi di Volker Kutscher, il cui primo libro si intitola Il pesce bagnato, che in gergo poliziesco si riferisce al classico caso non risolto, è un noir poliziesco e sociale, ambientato nella capitale tedesca, cosmopolita e affascinante, già raccontata da Alfred Döbling in Berlin Alexanderplatz e dai racconti di Christopher Isherwood. La prima stagione della serie si compone di 8 episodi, a cui poi vanno ad aggiungersi altre 2 stagioni che porteranno avanti l'intera vicenda. C'è però da dire che questa prima stagione ha un focus particolare riservato alla vita di Berlino nel 1929 e soprattutto alla sua organizzazione sociale e politica. La Berlino della rivoluzione spartachista, ma anche quella dei locali notturni e della libertà sessuale, un mondo che sarebbe stato spazzato via dall'avvento del nazismo e quindi della Seconda Guerra Mondiale e dalla Guerra Fredda. La Berlino raccontata in Babylon Berlin è la Berlino della Repubblica di Weimar, che si conosce poco, ma che in realtà mette in scena un mondo inesplorato e sconosciuto di registi che girano film porno, strani medici che compiono strani esperimenti, i locali notturni che servono per ballare, ma contemporaneamente anche per il piacere, visto che nei sotterranei di questi locali, come il famigerato caffè Mocha Hefty, c'erano le prostitute che offrivano i loro servizi agli avventori. Ci sono anche i locali di travestiti, oltre a quelli in cui compaiono addirittura dei musicisti di colore che portano delle canzoni tipicamente americane. È una serie scintillante ma anche sporca. Nella serie vediamo un sacco di latrine. L'epicentro di tutto è il municipio rosso, dove c'è la sede anche della polizia, che si trova in Alexanderplatz. Ed è proprio Alexanderplatz il centro pulsante della città, molto diversa da quella che conosciamo noi oggi, dominata dalla torre della televisione e dai canoni estetici della DDR. Babylon Berlin racconta un momento di transizione, quella famosa Repubblica di Weimar che tutti sentono nominare quando studiano la storia della Germania, soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale, ma che nessuno in realtà sa che cosa fosse. La Repubblica di Weimar era a tutti gli effetti una socialdemocrazia destinata ad avere una vita breve, perché tirata da più parti. In moltissimi la odiavano e tentavano di farla cadere, sia a destra sia a sinistra. Protagonista della vicenda è il giovane commissario Gereon Rath. Strano nome, gli viene anche chiesto: Gereon, ma da dove viene? Dal Medioevo? Questi arriva a Berlino, nella capitale, da Colonia e ci arriva da cattolico. E viene spedito a Berlino per compiere un'inchiesta per conto niente meno che del sindaco di Colonia, Konrad Adenauer, che poi avrebbe rivestito un ruolo molto importante nel secondo dopoguerra, dopo la caduta del nazismo, quando sarebbe diventato addirittura cancelliere della nuova Repubblica Federale Tedesca. Pare che ci sia di mezzo un ricatto sessuale legato a dei film a luci rosse. E infatti Gereon Rath viene assegnato alla buon costume e tutta la vicenda nasce proprio dalla scoperta di un giro di film porno. E a questo proposito è molto interessante notare come la serie rifletta sulla possibilità di scoprire qualcosa partendo da una fotografia oppure dal frammento di un film. Un'idea molto cinematografica che riflette sul valore dell'immagine
nella costruzione di un'indagine e quindi nello svelamento degli elementi fondamentali per risolvere un caso, senza considerare poi la riflessione che viene fatta all'interno di tutta la serie sul cinema come arma per la diffusione delle idee. Vedremo a un certo punto anche un breve frammento di un film con Marlene Dietrich. A questa vicenda poi si assommano tutta una serie di elementi collaterali che però saranno fondamentali perché andranno a intrecciarsi con l'indagine principale, a cominciare dal famoso Maggio di Sangue, quando la polizia della Repubblica di Weimar decise di usare la mano pesante nei confronti dei manifestanti comunisti, non solo vietando la possibilità di manifestare, ma addirittura aprendo il fuoco nei confronti di concittadini del tutto inermi, provocando una quarantina di morti. E poi c'è la vicenda legata a un treno, un misterioso treno che proviene dall'Unione Sovietica e che arriva a Berlino. Questo treno possiede un vagone che trasporta un incredibile carico d'oro che deriva direttamente dall'eredità dei conti Sorokin. E su questo oro vogliono metterci le mani tutti, trotskisti, stalinisti, ex zaristi, militari tedeschi e malavitosi berlinesi. Proprio la politica svolge un ruolo fondamentale per vedere le differenze nei diversi schieramenti, tra i sovietici divisi tra gli stalinisti e i trotskisti, proprio perché tra i trotskisti c'è l'ex inquilino dell'appartamento di Gereon Rath, il violinista Kardakov, mentre dall'altra parte cominciano ad affermarsi gli estremisti di destra, i reduci della Prima Guerra Mondiale, che ragionano ancora in base all'onore della Germania, all'esercito, alla vittoria che è sfuggita per colpa dei politicanti e degli ebrei. Già si vedono tutti quei germi che avrebbero poi portato all'affermazione del nazismo. Anche perché poi, su questo treno, negli altri vagoni che non ospitano l'oro proveniente dall'Unione Sovietica, ci sono invece tonnellate di gas venefico, che è stato proibito dalla Convenzione Internazionale di Ginevra. È fuori legge, ma qualcuno vuole utilizzarlo per mettere in pratica un colpo di Stato. Quindi, in piena tradizione noir, la trama è complicatissima e vede l'unione di svariati filoni narrativi che poi vanno tutti a sovrapporsi, a unirsi, a stratificarsi, presentando un intreccio fra trame criminali e politiche, con la corruzione della polizia, che ovviamente chiude un occhio su molte questioni in cambio della tangente da intascare, e il progressivo emergere di tensioni e fanatismi di opposta matrice, che derivano tutti dalle ferite mai rimarginate della Prima Guerra Mondiale. Perché se c'è una cosa che emerge benissimo da questo Babylon Berlin è proprio la tragedia della Grande Guerra, che ha portato un paese, un'intera generazione, a venire per sempre segnata da quella tragedia. C'è il dramma dei reduci, i famosi scemi di guerra, che non sono mai riusciti a reintegrarsi nella società civile, e lo stesso protagonista, Gereon Rath, subisce e soffre le conseguenze di uno shock da granata. E questo è un punto importante perché dimostra quanto la Prima Guerra Mondiale abbia contribuito a creare il mondo che sarebbe emerso successivamente. Proprio nella Prima Guerra Mondiale si possono trovare tutti quegli elementi che sarebbero deflagrati e avrebbero portato poi alla Seconda Guerra Mondiale e quindi al mondo che conosciamo anche noi. Gereon Rath non è di certo uno stinco di santo, ha addirittura un passato di un amore clandestino con la moglie del fratello disperso in guerra. È ambizioso e spregiudicato, agisce di testa sua, non esita a falsificare anche prove per arrivare dove vuole arrivare, ma mantiene sempre un fondo di moralità che gli permette di passare sempre dalla parte della ragione in un mondo che invece moralmente è al collasso. Le sue vicende inoltre si mescolano con quelle della giovane e spigliata stenografa e all'occorrenza anche prostituta oltre che ballerina Charlotte Ritter, che usa le nuove libertà che la Repubblica di Weimar concedeva alle donne per affermarsi personalmente e forse addirittura entrare in polizia.
E se c'è una cosa che bisogna sottolineare di questa serie è che tutti i personaggi hanno una loro tridimensionalità. Sono personaggi veri, sofferti, attraversati da problemi. Magari fanno il doppio e il triplo gioco. Però le loro motivazioni sono sempre credibili.